Inizio facendo direttamente un annuncio, che è quello che, come tutti sapete, come tutti avete scritto, io ieri sera ho incontrato Diego Lopez e il suo staff. E in città non si è respirata una buona aria per il suo rientro, c'è stata un movimento che ha fatto sì che Diego Lopez, da amico del Brescia, e questo ci tengo a sottolinearlo, amico del presidente per aver lavorato tanti anni insieme, e oggi, dopo aver visto tante reazioni, anche devo dire da parte della stampa, dei media, del mondo anche virtuale, diciamo, del mondo dei social, ha preso coscienza del fatto che il suo arrivo poteva essere una mossa che non consentiva al Brescia di andare avanti sereno, e ha rinunciato all'incarico. E quindi questa era soprattutto il tema della mia conferenza stampa. Se avete qualche domanda, iniziamo. Diego Lopez ha rifiutato l'incarico e reintegrato, da considerarsi reintegrato mister Inzaghi, e ti chiedo anche, allora, già da ieri circolava questa indiscrezione relativamente a una clausola che bloccava l'esonero dell'allenatore, però da quello che arrivava sembrava che fosse tutto risolto. Adesso questa cosa è uscita anche pubblicamente, sì, che c'è una clausola che vi impedisce proprio l'esonero di Inzaghi, siccome ormai proprio di dominio pubblico. Queste cose sono collegate e sarà così comunque? L'allenatore sarà ancora Inzaghi? Ma Inzaghi, i tempi non collimano con le clausole, nel senso che Inzaghi non è stato ufficialmente esonerato. Voi come sapete che Inzaghi è stato esonerato? Il fatto che c'era Diego Lopez in città da 2 giorni. No, esiste anche la comunicazione ufficiale. Non c'è stata, cioè. Quindi? Però allora perché avete fatto arrivare Diego Lopez in città? Perché stiamo valutando l'esonero di Inzaghi. E allora chi ha avuto fretta di annunciare l'esonero di Inzaghi? Eventualmente. I nazionali che sono state imboccate da qualcuno. Da qualcuno? Esatto. Da chi? La notizia, sai benissimo chi l'ha data per primo. No, non so benissimo, dovete è dire. È stato Sky Sport a dare la notizia per primo alle 23:25. Qualcuno con Sky Sport ha parlato, evidentemente. Ma questa clausola esiste o non esiste? Ma questo è un altro discorso. Lo sta scrivendo se altri. Se esiste la clausola, noi non abbiamo licenziato Inzaghi. Perché eventualmente il licenziamento è nullo. Non sarebbe stata accettata. Ok, allora, lasciando stare questo, ti posso chiedere, tu dici, hai incontrato Diego Lopez, quindi c'era evidentemente l'idea di provare a riportarlo a Brescia. Lui ha detto, in base alle reazioni della stampa, dei social, ha preso coscienza che il suo arrivo poteva essere una mossa che non dava serenità. Ti chiedo, vorrei chiederlo a Cellino, ma ovviamente non c'è. Cos'è che vi faceva pensare davvero che dopo i precedenti di Diego Lopez, per come, voglio dire, ha dato sul campo pochissimo, per come si è comportato, tu dici anche la stampa, con noi non si è certo comportato bene, per come non ha mai creato empatia con l'ambiente, cosa vi faceva pensare che Diego Lopez potesse essere l'allenatore giusto? Perché per allenare una squadra non serve andare d'accordo con la stampa, di pazienza. Anche coi tifosi. No, coi tifosi l'hai detto tu in un video di domenica sera, hai preparato un terreno. Bene, è colpa mia adesso. Non è colpa tua, ma colpa è un tuo pensiero. È un tuo pensiero e non lo hai nascosto, lo hai reso pubblico e questo rimane il tuo pensiero. Io faccio il direttore sportivo, Diego Lopez. Ma non ti arrabbiare. Mi dici. Ho espresso il mio pensiero che non è un problema. Rimane il tuo pensiero, visto che non sei tu il direttore sportivo del Brescia. Ed essendo liberi di poterlo fare, fino a prova contraria. Siamo liberi di pensare che potesse essere l'allenatore del Brescia. Perché tu fai giornalista e io faccio il direttore sportivo. Ma lascia stare i giornalisti, ti sto dicendo
visto che tu dici i social, avete fatto due stagioni in cui è successo di tutto, ma non è Diego Lopez, Eugenio Corini, Fabio Grosso, Dionigi, nel senso che c'eravate voi bresciani e non c'ero io, quindi io dico sono caduti tanti allenatori, tra cui anche Diego Lopez con me ha fatto il capitano per 8 anni in Serie A, poi ha fatto una salvezza miracolosa con me in Serie A e sono il direttore sportivo, non sono una figura banale nel Brescia Calcio. Poi cosa ha fatto? Ha portato il Bologna nei playoff, ha vinto un titolo con un titolo nazionale con la squadra uruguayana del Peñarol. Quindi è un allenatore a tutti gli effetti che, come tanti allenatori, ha fallito nel Brescia in 2 stagioni disgraziate di retrocessione e di campionato di Serie B triste. Detto questo, con Cistana infortunato, con Bisoli con le tendine che cade nel bagno, con Donnarumma che non rinnova il contratto, con le vertenze, con Covid, quindi il giudizio di Lopez, abbiate pazienza, lo deve giudicare Massimo Cellino, il giudizio su Lopez, e Francesco Marrocu come responsabile dell'area tecnica, e ne rispondono in termini economici e tecnici, perché uno lo paga e uno appoggia come me la scelta, perché ricordatevi che 20 giorni fa sono stato quella persona che si è esposto mediaticamente per orare la permanenza di Inzaghi. 4 giorni fa non ho tagliato la testa a Inzaghi, ho smesso di supportarlo perché ho capito che il momento storico della scelta non metteva le due persone trainanti nel club, il presidente e l'allenatore, sulla stessa lunghezza d'onda, e quindi d'accordo col presidente abbiamo detto è un momento di riflessione, l'allenatore tra l'altro anche sotto contratto più giusto è Diego Lopez, il passato Cristiano non è importante perché basta cambiare un ingranaggio in una società e cambia tutto, e la mia presenza era funzionale a lavorare con Lopez. Il terreno preparato all'arrivo di Diego Lopez non è stato più produttivo. Diego Lopez è una persona di sensibilità, ha capito che non poteva incidere e mi ha detto non vengo non posso dargli una mano perché il terreno non è fertile, non è produttivo, e ha fatto un passo indietro. Però dire cioè come se stessimo dicendo un'eresia, non passa. Ma questo l'hai spiegato? Ecco, non passa. Ci sono io di differente. Ti sembra poco? La direzione sportiva è una cosa importante in un club. Sì, però scusami, poi chiudiamo perché non deve essere un dibattito fra di me e te, assolutamente. Però nel momento in cui mi dici, in questi anni avete visto che hanno fallito tanti allenatori, bisognerebbe chiedersi perché hanno fallito tanti allenatori. Ma non è argomento del giorno, cioè, l'argomento è... tu, Sì, ma l'argomento... Io personalmente ti dico grazie, è chiaro che dovrebbe essere qui a spiegare chi in questi anni era al comando e con il quale sono falliti tanti allenatori. Ma non è argomento del giorno, l'argomento è Diego Lopez, No, il fallimento di Diego Lopez ha delle ragioni... Diego Lopez non è maleducato, sbruffone e arrogante come l'hai definito tu. Con una parte della stampa è personale. Però non è una persona né arrogante né sbruffone né maleducato. Come lo è stato? In Uruguay lo chiamano El Jefe, è un capitano. È un capitano che sa fare il suo lavoro. La scelta del tecnico spetta al presidente e al responsabile dell'area tecnica. È una società che ha queste due figure. Punto. Questa era la premessa. Fabrizio, quindi se tu stai dicendo non ho più sopportato perché ho capito che i due binari, il suo e quello del presidente, alla fine non riusciamo più a collimare, questo cosa vuol dire? Che Inzaghi al momento rimane la Juventus, ma al momento... Inzaghi è l'allenatore del Brescia, deve saper andare, deve collaborare col club,
che non significa che deve subire il club, deve esserci collaborazione, ci deve essere feeling, e Inzaghi ha dimostrato un grandissimo feeling col club. Inzaghi è stato l'artefice della partenza del Brescia, perché senza una figura carismatica e importante come Inzaghi, il Brescia probabilmente non sarebbe in questa situazione. Quindi grande merito e complimenti a Pippo Inzaghi. E io sono stato quello che si è schierato. Ma noi abbiamo fatto un mercato netto e chiaro, e l'allenatore e il presidente, con me garante, si sono detti delle cose, e Filippo e Pippo non deve per lavorare nel Brescia bisogna essere resilienti, bisogna avere la voglia di rimanere nel Brescia, bisogna confrontarsi con un uomo che non è abituato al risultato giornaliero, è un lungimirante, lui non ha messo in discussione Pippo Inzaghi per i risultati, perché i risultati sono ottimi, a oggi sono ottimi i risultati, è la proiezione futura, è il risultato finale che dobbiamo acchiappare, questo è, e io sono stato per mesi l'artefice del connubio Inzaghi-Cellino, e non è escluso che vada avanti ancora, ma dobbiamo portare il Brescia in Serie A. E siamo tutti pronti, io, Inzaghi e Cellino, a triturarci a vicenda per andarci. Ma la strada la indica il presidente in un club, non la indica il direttore, non la indica l'allenatore, con tutto il rispetto. E Cellino è stato chiaro, la strada da seguire nel mio calcio trentennale è una. Vuoi venire a far questa? Sì. Io sono tornato e oggi non mi sogno di poter spostare una bottiglia da una parte all'altra senza averla condivisa col presidente. Non sono un direttore con potere di firma, sono un direttore che però è ascoltato, e questo mi ha gratificato negli anni, e sono tornato e sono sicuro di riuscire a incidere. E Inzaghi ha inciso tantissimo. Per me, nell'ultimo periodo, Inzaghi si è probabilmente un po' è stato un po' sfiancato da questo lavoro qua, perché lo capisco, perché è difficile, e Inzaghi ha tanti meriti. Io mi sono trovato non bene, benissimo con Inzaghi, ma l'ho detto non più tardi delle dichiarazioni post mercato. Quindi siamo aperti a tutti, ma noi vogliamo andare in Serie A, dobbiamo far di tutto, non lascerà niente di intentato Cellino per far questo, e tutte le mosse che fa e che farà sono solo orientate a questo. Pregi e difetti del presidente li conoscete, li conosciamo, ma è il presidente del club, e il club sta molto bene, evidentemente è un bravo presidente, questo è inutile che venga messo in discussione, perché lo dicono i fatti. Alle 16:50 la scelta qual è? Che come esco da qua chiami Inzaghi. Chiami Inzaghi con quali presupposti di ripartenza in questo clima? Perché adesso chiaramente in questi giorni sono usciti anche tutti i retroscena relativamente a cosa hanno mandato nei rapporti, alle contestazioni, è uscito anche il pensiero di Inzaghi, per quanto non ufficiale, ma fatto arrivare, eccetera. Sono due giorni che credo abbiano creato anche tanto imbarazzo. Da cosa, come potete ripartire, da tra virgolette separati in casa, bisogna azzerare tutto, qual è in questo momento la strategia di ripartenza? Serie A, non ce n'è altra strategia, non dobbiamo andare a cena con Inzaghi, non dobbiamo andare, io non sono amico di nessuno, io voglio raggiungere il mio obiettivo, sono un dipendente del Brescia e prendo le indicazioni della proprietà, ma anche quando non le sento, l'ho dimostrato credo, prendo la valigia e me ne vado. Quindi chi vuole stare qui, chi ha voglia di partecipare, deve metterci un po' anche del suo. Io questo andrò a dire a Inzaghi: rimani con noi, rimbocchiamoci le maniche e ripartiamo. Alberto,
Vincenzo, prego. Non sembra però ultimamente, io l'ho notato anche nelle dichiarazioni, mentre all'inizio in Zaghi da 1 andiamo a comandare e in campo si vedeva, magari la squadra rischiava anche di prendere gol, ma ne faceva una caperva e dominava. Ultimamente è Cosenza un campo ostico, cioè mi sembra che anche lui, il suo atteggiamento troppo prudente nei confronti di Alessandro, con tutto il rispetto per il Cosenza e la Ternana, che hanno 14-25 punti meno in campo, non si sono visti, si sia riflesso sulla squadra. Cioè all'inizio vedevo una squadra che rischiava l'osso del collo, ma dominava, vinceva e segnava. Col Como ha perso una partita particolare, perché quelli sono andati giù 5 volte, hanno fatto 4 gol, noi 20 occasioni ne sono andati dentro 2. Cioè, mi sembra che anche lui, che il suo atteggiamento ultimamente si sia un po' riflesso sulla squadra. Ho visto una squadra più... È un'osservazione che ha una logica, perché trova riscontro sul campo, nel senso che le cose che hai detto sono le dici perché le hai viste e le abbiamo viste, quindi, ma non è Inzaghi che ha mollato, è il calcio, sono state partite difficili, sono stati momenti anche in cui la squadra è arrivata con un carico di pressione. Adesso giocare le partite in casa sta diventando un problema, è diventato uno stadio che non riusciamo a far diventare nostro. E quindi il risultato che dici è vero, che sia responsabilità di Inzaghi, no. Inzaghi per me, in tutta la gestione fino a domenica, è sempre stato un martello, è sempre stato un allenatore che non ha perso quella energia. E nell'ultimo weekend, quando ci sono stati un po' di dialoghi, e l'ho visto un po', ecco, non ho perorato la sua causa, perché l'ho visto, ho capito che potevo fare del male al Brescia, ma se riusciamo a rimetterle a posto, per me, ripeto, io non dimentico i miei 4 mesi al fianco di Inzaghi, con un Inzaghi veramente propositivo per me. In tutto questo, la squadra come sta? Come li ha vissuti questi 2 giorni, e cosa pensi che possa portare questo scossone? Sempre cose positive. Gli scossoni portano sempre solo cose positive. Anche la squadra, che è una squadra giovane, ha avuto un momento di, probabilmente anche di crescita. Sono cose che rinsaldano, che aggregano. Ne farei volentieri a meno, questo non, anche se in passato ci è capitato, sempre sotto la gestione Cedino, di usarle anche come strategia, certe volte mosse di questo tipo, e non è questo il caso. Ti chiedo, però, tornando ad Inzaghi, sto parlando con Alberto, poi... però ne ha fatte 3, era una, la possiamo fare sì, qua, volevo chiedere, ho avuto la percezione, nonostante all'inizio ci fosse la sua idea, fosse, lei ha detto abbiamo sondato Lopez, abbiamo perso la stimenta, li stiamo meditando, però adesso percepisco che c'è l'idea di tenerlo. Nella valutazione complessiva pesa anche il fatto che questo spogliatoio è uno spogliatoio che si identifica molto con l'allenatore, con Pippo Inzaghi, è l'unico uomo che può portare a termine questo compito per i giocatori che avete. Nessuno è sostituibile, me compreso, ma che Inzaghi abbia la squadra in mano non è mai stato messo in discussione. Ecco, ti stavo chiedendo, però non credi che, cioè, verso Inzaghi ci sia sempre stato un qualcosa che non andava bene? Cioè all'inizio giocava un calcio d'attacco, segnava tanti gol, però Inzaghi però ne subisce anche troppi. Adesso no, invece è un Inzaghi troppo sparanino, troppo, cioè voi come club sentite di averlo sempre comunque spalleggiato nel modo giusto di fronte a questi sballottamenti che secondo me lui ha avuto anche dall'esterno o anche dall'interno, perché comunque Cellino già qualche frecciata gli aveva tirata. È possibile che Inzaghi, come ho detto prima, la reazione dell'ultimo weekend sia figlia di un accumulo di tensione, di un mercato che è stato stressante. A me non mi era mai capitato di vivere la settimana dopo un coma come quello che ho avuto fisico, proprio mentale, perché abbiamo tenuto in piedi 60 operazioni, 70 incroci per riuscire poi a far cadere tutte le pedine che ci servivano. L'ho detto, mi è sembrato di fare il pescatore, di metterla a rete e poi di tirare.
e di raccogliere però un mercato che, a detta dello stesso Inzaghi, è stato un mercato soddisfacente. Quindi io non sono io credo di essere abbastanza lineare e trasparente in tutte le cose che ho detto. Inzaghi non è diventato un nemico. Inzaghi, io da direttore dell'area tecnica ho percepito un momento di difficoltà dell'allenatore, e nel dialogo tra allenatore e presidente non ho svolto il solito ruolo che si conface al direttore sportivo, di fare da mediatore, e ho accompagnato l'analisi di altre soluzioni. La squadra è stata messa al corrente adesso della scelta, comunque della decisione di dove di non restare, e comunque del fatto che tornerà più compagno? La squadra l'ho tenuta all'oscuro di tutti i nostri pensieri fino a stasera, dove ho comunicato che avrei a fine allenamento incontrato Inzaghi. Fabio, vuoi fare una domanda? Allora, che cosa chiedere? Cioè, che reazione si aspetta lei da Inzaghi per dire sì, va bene, se ancora sì, è giusto che tu resti? C'è qualcosa che si aspetta che lui le dica? No, guarda, a me Inzaghi piace molto. Io non ho difficoltà ad ammettere che la tipologia della determinazione è un aspetto che per me è vitale per fare questo lavoro. Quindi io non ho, io mi aspetto solo che mi dica domani sono al campo, non è che mi deve fare grandi discorsi. Tutto qua. Grazie a tutti. Posso? Grazie.